Cari fratelli e sorelle in Cristo, che la pace del Signore sia con voi. Oggi, riuniti in questa casa di preghiera, desidero condividere con ognuno di voi le parole del nostro Signore Gesù Cristo, registrate nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 7. Che questo passo, così semplice nelle sue parole, ci guidi verso una comprensione profonda del suo messaggio e verso l'applicazione nelle nostre vite in questo mondo complesso in cui viviamo. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Bussate, e vi sarà aperto. In queste poche parole, Gesù ci offre un invito all'azione e alla fede. Ci incoraggia a chiedere, cercare e bussare, fidandoci dell'amore e della provvidenza divina. Cari fratelli, in tempi come questi, in cui ci troviamo immersi in sfide e incertezze, queste parole acquistano una rilevanza singolare. Ci ricordano che non siamo soli in questo viaggio, che abbiamo un Dio che è sempre pronto ad ascoltarci e ad esaudire le nostre suppliche. Nella frenesia della quotidianità, spesso dimentichiamo l'importanza della preghiera. Inseguiamo le nostre preoccupazioni e obiettivi, senza ricordare che Dio è la nostra guida suprema. Gesù ci insegna che l'atto di chiedere è un atto di umiltà, riconoscendo la nostra necessità dell'aiuto divino. Nel chiedere, stiamo dimostrando fiducia nell'amorevole cura del Padre Celeste. Cercare è un invito alla perseveranza e alla dedizione. Così come l'agricoltore che semina i suoi semi con fede, dobbiamo cercare le risposte e le soluzioni con diligenza. Dio spesso ci guida lungo percorsi che non comprendiamo immediatamente. Ma avere fiducia che Egli ci sta guidando verso il meglio è l'essenza della ricerca. Nelle tribolazioni e nei momenti di incertezza, cerchiamo prima il regno di Dio, e tutte le cose necessarie ci saranno date in aggiunta. Bussate, e vi sarà aperto. Qui troviamo la promessa dell'apertura delle porte divine. Quando bussiamo, mostriamo la nostra determinazione nell'ottenere una risposta. Sebbene Dio conosca già i nostri cuori, Egli apprezza la nostra iniziativa nel volgerci a Lui con fede. Le sue risposte possono arrivare in forme inaspettate, ma arriveranno sempre, nel tempo perfetto e secondo la Sua volontà. Oggi, cari fratelli, nel contemplare queste parole di Gesù, invito ciascuno di voi a meditare sulla natura della nostra comunione con Dio. Mettiamo da parte le preoccupazioni che ci affliggono e confidiamo nella promessa del Salvatore. Ricordiamoci che, in mezzo alle avversità, abbiamo un Dio che ci ascolta, ci guida e ci ama con un amore incrollabile. Applicando Matteo 7 e 7 nelle nostre vite, apriamo un canale di comunicazione diretto con il Creatore dell'universo. Chiedere, cercare e bussare sono atteggiamenti di fede, speranza e fiducia in Dio. Che ciascuno di noi possa ricordare queste parole quando affrontiamo sfide e decisioni. Che possiamo rinnovare la nostra fede nella preghiera e impegnarci a cercare la volontà di Dio sopra ogni cosa. Che lo Spirito Santo ci illumini e ci guidi nel cammino della vita, affinché, attraverso la pratica delle parole di Cristo, possiamo testimoniare il suo amore e la sua grazia a coloro che ci circondano. Amen.